da quando in me ci sei tu. Vivo, mi sembra come in un sogno. Grazie perché è realtà questa felicità. Abbiamo inciso questa cassetta con lo scopo di portare dei messaggi di vita a tutte quelle persone che hanno bisogno di una via di uscita dai loro problemi. Il mondo sembra impazzito, la gente affannandosi corre verso il futuro senza sapere dove andrà. Omicidi, terrorismo, furti, violenze, adulteri e altre cose peggiori accadono ogni giorno sotto la luce del sole. La tossicodipendenza, l'alcolismo e l'AIDS sono cose diventate ormai di normale routine. Carissimo amico che ascolti, se solo uno di questi problemi fa parte di te, sappi che esiste una via di uscita. Forse tu non ci credi e sei anche stanco, scoraggiato e deluso, ma voglio dirti qualcosa che forse potrà toccarti nel profondo del cuore. Molti anni fa ero un ragazzo del tutto normale, ma ben presto incominciai per curiosità a fare uso di sostanze stupefacenti. E quando mi accorsi che non ne potevo più fare a meno, ero ormai troppo tardi. L'eroina mi aveva reso schiavo. Ogni giorno per procurarmi dei soldi dovevo fare cose assurde. Finii anche in prigione e persi la mia famiglia. Per 5 anni provai varie volte a uscire dal problema, ma ogni tentativo fu inutile. Anzi, incominciai anche a bere e presto mi ritrovai che oltre a essere tossicodipendente, ero diventato anche alcolista. Dopo 10 anni di schiavitù, ricordo che ero veramente distrutto. L'eroina e l'alcol mi avevano talmente annullato la mente che non avevo più forze per reagire. La depressione aumentava sempre di più e incominciai a pensare di uccidermi. Ricordo come fosse ieri che dei ragazzi per strada mi si avvicinarono e parlandomi mi dissero che c'era una soluzione ai miei problemi. Mi raccontarono che anche loro erano stati dei tossicodipendenti e che un giorno incontrarono Cristo Gesù, il quale li liberò dalla schiavitù dell'eroina. Mi dissero ancora che se volevo, anch'io potevo esserne liberato. Bastava che io chiedessi aiuto a Gesù e lui senz'altro mi avrebbe soccorso. Così quel giorno tornai a casa, andai nella mia cameretta, mi inginocchiai e pregando dissi: Signore, se tu veramente esisti, se tu sei qui in questo momento e mi stai ascoltando, ti prego, fa che anch'io possa uscire da questi miei problemi. Ti prego tanto di aiutarmi perché non ne posso più di andare avanti così. Signore, ti do tutta la mia vita, ti accetto come mio personale salvatore, ma ti prego, aiutami. 2 anni e mezzo sono trascorsi da quando ho fatto quella preghiera e posso dirti, amico caro, che Gesù quel giorno mi ha veramente ascoltato. È venuto in mio soccorso, trasformando completamente e in modo fantastico la mia vita.
Amico caro, dovrei incidere molti nastri per poterti raccontare tutte le meraviglie che il Signore ha fatto per me, ma credo che questo solo basterà per raggiungere il tuo cuore.